era davvero Federico II? Federico II crebbe con il suo tutore che cercava di elevare il potere della Chiesa. Crescendo studiò molto, arrivando a capire l'importanza della libertà, e questo condizionò il suo modo di governare, per cui fu definito Stupor Mundi. Federico teneva molto allo sviluppo della conoscenza e favorì lo sviluppo delle università, che nella sua corte sbocciarono come splendidi fiori. Tramite la sua esperienza esorta a credere in se stessi e seguire i propri sogni. Una figura così lontana quanto moderna ci induce alla tolleranza, all'unificazione dei popoli e a una convivenza pacifica, temi molto importanti e discussi anche dal nostro attuale Premier Draghi. Proprio per questa sua politica, Federico II venne criticato dagli uomini del suo tempo, che erano influenzati dalle idee della Chiesa. Però, non molto tempo fa, propagande del genere influenzarono la mente di molte persone a credere nel razzismo. Non avendo acquisito conoscenza, le persone non avevano sviluppato un proprio modo di pensare, ma furono influenzate da quello altrui. Tutt'oggi le persone sono diverse tra loro culturalmente, religiosamente e per differenza di pensiero. Ma come lo Stupor Mundi dobbiamo aprire la nostra mente per saper accettare gli altri. Come? Federico II ci insegna che la libertà vuol dire non farci condizionare dalle idee comuni per non diventare schiavi come il popolo tedesco ai tempi di Hitler. Al contrario, dobbiamo studiare per sviluppare un nostro pensiero. Anche Dante era consapevole di questo. La scuola mi aiuta ad accogliere la diversità. The school helps me welcome diversity. L'école m'a d'accueillir la diversité. La escuela me ayuda a acoger la diversidad. E già il mio maestro mi richiamava, perciò io pregai in fretta lo spirito che mi dicesse chi c'era con lui. Mi disse: qui giaccio con più di 1000 anime. Qua dentro c'è Federico II e il cardinale, e degli altri non ne parlo.